Poracci, benvenuti o bentornati su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che non è mai, e sottolineo mai, in ritardo sulle notizie del mondo dei videogiochi, vero? Oggi parleremo dell'annuncio a sorpresa di Crash Bandicoot 4 It's About Time su Nintendo Switch, dei sorprendenti dati di vendita di Xbox, delle prime recensioni di Super Mario 3D World e non solo. A fine video commenteremo insieme i risultati del sondaggione di ieri, quindi mi raccomando, rimanete incollati fino alla fine. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale come meglio credete, lasciando un like e iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su tutti i miei social, e se proprio mi volete, pimpante e sempre sul pezzo, più di ieri, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Bene, iniziamo! Partendo con delle notizie minori da trattare al volo, attenzione perché in Australia è stato depositato un marchio registrato molto importante, ovvero quello di The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Il trademark è registrato da Nintendo il 2 febbraio e potrebbe significare tutto e niente. Certo è che nell'ottica di un'ipotetica Zelda Collection, vedere spuntare fuori un nome storico del genere sembra tutto fuorché una coincidenza. Che la Triforce Collection possa includere anche gli episodi per DS? Inoltre dal 12 al 16 febbraio sarà possibile scaricare e giocare gratuitamente Overcooked 2, divertentissimo cooking simulator fortemente improntato sul multiplayer competitivo. Vi consiglio di darci dentro con questa settimana gratuita perché il titolo pubblicato dal Team 17 vi garantirà un sacco di divertimento, soprattutto in co-op locale. E a proposito di giochi gratuiti, sono stati annunciati 4 nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo di retro game NES e SNES del Nintendo Switch Online. Beh, che dire, se non che siamo parecchio lontani dai fasti della trilogia di Donkey Kong Country. Speriamo vada meglio al prossimo giro. Passiamo ora alle notizie principali e sì, a sorpresa, così, de botto, dal nulla, quando ormai era troppo tardi per inserire la notizia nel TG Poro di ieri, Toys for Bob ha annunciato delle novità importantissime per quanto riguarda la sua ultima creazione, Crash Bandicoot 4 It's About Time. Scopriamo insieme quali sono. Dopo un eccellente debutto a settembre, dove It's About Time ha incontrato tanto i favori del pubblico quanto della critica, il gioco si prepara a sbarcare su console next gen, Switch e PC. Le versioni next gen godranno di grafica potenziata dalla risoluzione in 4K e 60 fps, tempi di caricamento ridotti e supporto a funzionalità avanzate come l'audio 3D e i grilletti adattivi del DualSense. Ancora non sono stati forniti dettagli sulle prestazioni di Crash 4 sulla console ibrida, però il gioco verrà venduto a prezzo ridotto su Switch, mentre chi già dispone della copia PS4 o One X potrà fare l'upgrade gratuito alla next gen. Speriamo che quello per Switch sia un porting fatto nel giusto modo e non con superficialità. Al solito non ci si aspetta la versione con la grafica migliore, ma a fronte di qualche compromesso tecnico l'importante è che il gioco sia fluido e l'azione perfettamente leggibile anche in portabilità, caratteristiche imprescindibili in un platform di precisione come It's About Time. In ogni caso, questo annuncio si inserisce in un quadro più ampio, quello dei festeggiamenti per il 25° anniversario della serie, e a quanto pare sia Toys for Bob che Activision non hanno finito le sorprese da mostrare al proprio pubblico, e il 2021 sarà un anno ricco di progetti e novità dedicate all'iconico marsupiale. Voi siete felici di poter finalmente giocare Crash su Switch? E cosa vi aspettate da questo porting? Spesso qui sul TG Poro parliamo di dati di vendita, e questa volta ho dei numeri che sono sicuro vi coglieranno di sorpresa. Tenetevi forte perché Xbox Serie X e Serie S sono le console più vendute nel mese di gennaio nel Regno Unito. Come riportato dal sito GameIndustry.biz, le console di Microsoft hanno sorpassato le rivali nel primo mese del 2021. Nonostante il trend positivo di Switch e l'incredibile richiesta di PS5, Serie X ed S sono finite in vetta alla classifica delle vendite console. È difficile ricavare i veri numeri del successo di Microsoft, ma se Sony ha ufficializzato di aver distribuito 4 milioni e mezzo di console, secondo alcune indiscrezioni, Xbox si troverebbe a circa 1 milione in meno di unità piazzate. Un successo tutt'altro che scontato, visto lo strapotere di Sony durante la precedente generazione, ma che si inserisce nel contesto più ampio della difficoltà di produzione dei nuovi hardware. È chiaro che a lungo termine, quando le console ridiventeranno disponibili senza problemi di distribuzione, Sony staccherà di netto la concorrenza, che ora riesce a non perdere di vista PS5 grazie a un mercato sostanzialmente immobile. Tanto di cappello quindi a Microsoft che in un periodo così difficile, se non altro, è riuscita a ristoccare le console
3 o 4 volte nel Regno Unito durante gennaio, mentre tutte le altre console erano sostanzialmente introvabili. E ricordiamo che l'obiettivo principale di Microsoft è quello di vendere il Game Pass e non direttamente le sue piattaforme. Voi pensate che il successo di Microsoft continuerà nel tempo? E per finire, oggi scade l'embargo per le recensioni di Super Mario 3D World e la critica ha accolto con forte entusiasmo il titolo, ma non è l'unico gioco ad aver ricevuto pareri estremamente positivi. A riconferma che questo febbraio per gli utenti Switch è un mese ricco di soddisfazioni. Super Mario 3D World sta collezionando voti altissimi, a riconferma che la riedizione dello sfortunato titolo per Wii U non solo è l'occasione perfetta per riscoprire un titolo semi sconosciuto, ma anche un'edizione curata nel dettaglio e pensata per soddisfare anche chi ha già provato il titolo. Bowser's Fury è un'aggiunta che ha convinto tutti quanti, si distacca molto dalla formula base di 3D World ed abbraccia la struttura aperta di Odyssey, proponendo un mix molto originale e da una buona longevità, che si attesta intorno alle 7 ore per essere completata al 100%. Il gioco è dietro l'angolo, uscirà questo venerdì, e non vedo l'ora di provarlo anche insieme a voi per testare le nuove funzioni online. Ma non c'è solo Super Mario 3D World. Stanno facendo parlare molto di sé anche Little Nightmares 2 e Persona Strikers, entrambi con una media voti intorno all'8. Il primo vede sostanzialmente il miglioramento di tutto quello che di buono è stato presentato nel suo predecessore e si impone come uno dei migliori cinematic platform presenti sul mercato, nonostante l'assenza del multiplayer abbia lasciato un po' l'amaro in bocca a tutti quanti. Anche su Switch poi il gioco si difende egregiamente, con una fluidità sempre stabile, anche nelle situazioni più concitate, a fronte di una risoluzione adattiva che tende a diminuire un po' troppo spesso. Persona 5 Strikers invece si inserisce nella traiettoria già tracciata con Hyrule Warriors, Age of Calamity, offrendo uno spin-off di Persona 5 che integra tantissimi elementi del gioco originale in una struttura da Musou, che però non risulta mai veramente predominante al 100%. A parte qualche sessione di grinding estremo e una telecamera a tratti confusionaria, Strikers sta venendo celebrato come uno dei Warriors più convincenti degli ultimi anni, praticamente un must se si è fan di Persona 5. Voi quali di questi tre titoli prenderete sicuramente? Prima di chiudere, ecco i risultati del sondaggione di ieri. Vi ho chiesto se l'annuncio di It's About Time su Switch potrebbe aprire le porte a Crash in Smash Ultimate. Ebbene, il 75% di voi ha risposto affermativamente. Anche per me le probabilità sono altissime, e anzi, un'aggiunta del genere rappresenterebbe un po' la chiusura di un cerchio, visto che ormai sono pochissime le icone del mondo videoludico a mancare all'interno di Ultimate. Però andiamoci piano con l'entusiasmo, perché ormai dovremmo averlo capito. È impossibile prevedere le mosse di Sakurai e soci, e non vorrei poi che le mie aspettative si infrangessero contro la dura realtà di un altro rappresentante di Fire Emblem, o magari un nuovo Pokémon. Staremo a vedere, in ogni caso tenetevi pronti per il sondaggione che andrà online fra poco. Per oggi è tutto e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Se questi video vi piacciono sapete cosa fare, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Oppure supportate il mio lavoro donandomi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro ci sono i memini in HD. Tanta qualità. Poracci, ci vediamo domani. Io sono il Poro Crash, Michele in ritardo, ciao! Oh my God.